ovviamente non puoi bloccare. No, infatti io assolutamente non mi sento in grado di dare voti o altro, anzi apprezzo sicuramente il percorso che la Chiesa Sicura ha voluto essere coinvolto in questo percorso di guida, che è un progetto di ACID abbastanza recente. Vi voglio raccontare brevemente la genesi di questo percorso. ACID è un'agenzia giovane con l'obiettivo quello di inserire il digitale nel motore della società italiana, quindi dalla pubblica amministrazione ai cittadini, alle scuole, all'agricoltura, insomma in tutti i settori che ci coinvolgono nella vita quotidiana. E se guardiamo purtroppo anche l'ultima classifica è più importante per noi, che è il DESI, che è il Digital Economy Society Index, che è uscito in settimana, che ci relega purtroppo ancora una volta nelle posizioni più basse, vediamo però che ci sono alcuni indicatori dal quale possiamo partire per lavorare e far funzionare meglio questo motore. Questi indicatori ci dicono che abbiamo una grande elevata quantità di servizi digitali pubblici, quindi abbiamo una grande offerta, però purtroppo non si utilizzano questi servizi, ovvero i cittadini, le imprese, ma anche gli stessi funzionari della pubblica amministrazione non utilizzano questi servizi. Cosa vuol dire? Sarà un problema anche di qualità dei servizi, sarà che c'è anche qualche blocco, qualche ostacolo nell'esperienza che si fa nell'utilizzo dei servizi online. Ecco, questo sicuramente può essere un motivo, e quindi abbiamo cercato di fare sulla passerella anche di quello che ha fatto la Casa Bianca, ma anche i PEI, una serie di linee guida di supporto alle amministrazioni, prima quelle centrali, per far sì che l'esperienza utente nell'usufruire di un servizio online sia il più simile possibile. Abbiamo lanciato un sito che si chiama design.italia.it, che è già online, l'abbiamo lanciato a fine novembre, è una versione alfa, che per i non informatici vuol dire una versione ancora in discussione, ovvero che abbiamo messo a disposizione di tutti i ministeri, ma anche degli enti che in qualche modo vogliono sperimentare queste linee guida. Infatti comunque Francesco ci aveva permesso anche al Dipartimento di sfruttarlo e di finalizzarlo ancora di più, e in qualche modo queste linee guida vogliono dare una semplificazione non solo dell'esperienza, ma anche della complessità nella costruzione di un sito. Io faccio sempre l'esempio di un ristorante. Quando andiamo in giro per il mondo, l'esperienza di entrare in un ristorante è quasi sempre la stessa. Ci aspettiamo di trovare delle tavole imbandite, ci aspettiamo di trovare dei camerieri garbati che ci chiedono quale tavolo vogliamo, ci aspettiamo di non vedere i fumi dalla cucina o altro, e quindi entriamo, vediamo questa esperienza comune e ci sediamo e comunque cerchiamo al meglio di godere questa esperienza. Se invece entriamo in un ristorante e troviamo il tavolo ancora apparecchiati, i camerieri che fumano, il puzzo della cucina, sicuramente scappiamo a gambe levate e non ci torniamo più. Faccio sempre questo esempio perché un po' è lo stesso quando visitiamo un sito della pubblica amministrazione, almeno la maggior parte è della pubblica amministrazione, perché vediamo una confusione di immagini, non sappiamo dov'è il modulo per compilare quel determinato form, non sappiamo dove andare a pagare, non sappiamo dove sono i contatti, c'è disarmonia, ma anche a livello centrale. Ora purtroppo non abbiamo slide, ma se vedete ancora adesso, molti ministeri hanno diverse immagini da testata, hanno diverse strutture, diverse modalità di accesso ai servizi, ecco. Questo non deve essere dato per acquisito, cioè non è scontato che deve essere così. Per questo noi in qualche modo cerchiamo davvero di agevolare questa possibilità dando una struttura più chiara, dando dei colori che in qualche modo devono essere sia accessibili altro, ma anche uniformi, ma anche tutto quello che riguarda l'esperienza di un servizio il più omogenea possibile. Questo per noi non solo non è un fattore di risparmio dei costi, perché alla fine se si cerca anche il modo di utilizzare anche siti che sono già in essere, che sono già delle linee guida per aiutare anche gli altri, questo sicuramente un risparmio anche di mediazione e altro. Per fare questo abbiamo aperto comunque, per evitare che sia sempre la solita decisione dall'alto, una community che è aperta ovviamente a tutti,
anche agli esperti, che è il designer di Confitale Appuntettino, dove chiunque può rilasciare i propri commenti, i propri feedback, i propri input, i propri pensieri su tutto quello che è sono le linee guida, perché l'idea è quello di un evolversi continuo in base anche a quelli che sono appunto i commenti che vengono non solo da chi utilizza i siti, ma anche appunto da ministeri e altro. Abbiamo avuto sinceramente una grande risposta dopo il lancio, che ripeto è avvenuto a fine novembre. Abbiamo già online, è stato il primo, quindi è stato anche un forte segnale politico, governo.it, siamo riusciti a cambiare il del governo dopo 14 anni, utilizzavano ancora per il Muiver, per chi conosce la materia, se non si parla degli albori dei programmi di editing di HTML. E a seguire c'è stata qui su Repubblica, che ha rilasciato il loro sito 2 settimane fa, e poi abbiamo anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che per noi è stato comunque un motivo di grande orgoglio, perché l'ha fatto tutto da solo, ovvero non ha avuto un supporto da noi, ha solamente seguito pedissequamente le linee guida, e quindi per noi è stato un motivo in più nel testimoniare quanto fosse buono la stesura delle linee guida, perché senza supporto sono riusciti a creare un prodotto conforme. Sono in uscita, comunque stanno per uscire il sito del mio, non so parlare meglio Alessandra, il sito del Ministero del Lavoro, abbiamo creato una grande aspettativa su questo sito, e quindi riusciremo ad avere a quasi 6-8 mesi dal lancio delle prime linee guida, non la maggioranza dei siti dei ministeri, ma comunque una buona parte, nella speranza che piano piano, prima o poi, si riesca davvero ad arrivare a una conformità di visione di linee guida. Il nostro obiettivo a giugno è di lasciare una nuova versione di linee guida, corretta anche rispetto appunto agli sì, diciamo, miglioramento, come appunto i programmi informatici si evolvono, anche le linee si evolvono senza cambiare, diciamo, il cuore di quello che è detto. Si aggiungono anche altri pezzi, ad esempio abbiamo tralasciato tutta l'accessibilità, quindi c'è un prossimo, vorremmo in qualche modo esplicitare meglio, cioè non si parla di social media, questo è un grande ispirazione di Francesco, quindi magari ci facciamo qualche appunto, ma soprattutto cerchiamo anche di espanderci anche a livello regionale e a livello locale, per arrivare a quella identità anche di paese che in qualche modo ci deve caratterizzare. Passo subito la parola a Francesco, dicendo però che a noi ci ha molto colpito, noi come ACI, credo anche a chiunque abbia sentito le parole di Tim Cook, che è il CEO di Apple, che quando è venuto a Milano ormai a ottobre, penso, ha parlato di come tutto il lavoro di Apple venga ispirato dalla storia del design italiano. Ecco, mi fa sempre riflettere questa cosa, che noi guardiamo i Google della Silicon Valley come i massimi esperti di design, di tecnologia e altro, e loro invece guardano a noi. Ecco, se noi cerchiamo di essere un po' più noi stessi, magari riusciamo a fare meglio. Grazie. Sicuramente.